Salve da Cropalatti, oggi preparo i succhi di fichi d'India. Questi sono fichi d'India delle macchie delle coserie, abbiamo più o meno 30 kg da fare. Ho già cominciato, vedete, a pulirli, ovviamente devono essere molto maturi. Prima nell'acqua fredda, poi vengono anche spazzolati con questa spazzoletta. Ecco qua. Si possono addirittura anche con le mani, vedete, prendere e tagliarli con un coltello. Prima l'estremità e poi una riga così e poi si possono tranquillamente montare con le mani. Ecco. Ho il cellulare in mano, non posso far vedere questa sequenza, però si può fare tranquillamente. Ecco i fichi d'India appena montati. Adesso verranno passati in questo estrattore, ecco, in modo da ricavarne il succo, o meglio la polpa, ecco. Ecco l'estrattore, possiamo mettere uno alla volta, ecco. Eccoci qua, il nostro contenitore è stato riempito, anzi questo è il secondo contenitore. Diciamo che guadagna più o meno 1 litro, ecco, forse anche di più. Questa è la nostra pentola in rame. Possiamo versare, vedete questo succo. Nessuno si aspettava che in un tempo così abbastanza veloce si potesse fare il succo, ecco, con l'estrattore. Poi è un lavoro certosino perché poi i semini, vedete, sono tutti secchi. È ovviamente impossibile poterli cacciare con un altro sistema. Io ho provato con dei scolapasta, ma il risultato è stato, diciamo così, discreto ma non ottimale. Con questo sistema si va prima, anche se soffro un po', ovviamente perché questi semini sono molto duri. Eccoci qua, sono almeno 11 litri, forse anche di più, di questa polpa di fichi d'India, vedete? Adesso noi la facciamo andare almeno per, diciamo, tre quarti d'ora dopo la bollitura, ecco. Non faremo la convettura, ma faremo solamente il succo. Ogni tanto con la schiumarola toglieremo questa patina bianca, ecco, che non va tanto bene. Poi deciderò di mettere poco poco di zucchero, se servirà, altrimenti non metterò nulla. Sono succhi veramente rarissimi da trovare, anche perché sono molto difficili da preparare. E quindi per un utilizzo personale perché non ci sarebbe neanche mercato, ecco. Ecco qua, adesso facciamo andare, si gira all'inizio e poi mano a mano toglieremo un po' di questa, diciamo così, patina, questa biancastra, questa di un colore un pochettino più chiaro, ecco, che diciamo questa è un po' l'acidità presente dentro i fichi d'India, ecco. Toglierla abbastanza vuol dire più o meno preservare un prodotto finito di alta qualità. Come vedete, il succo di fichi d'India sta bollendo, ecco. C'è anche questa patina che si forma, ecco, che è anche molto intelligente toglierla. Questa che la vedete poco poco più di colore, più chiaro, ecco. Avvicinate una ciotola vicino e va cacciata, ecco. Questa roba è acida per certi aspetti, quindi per la conservazione non va bene. Un po' come si faceva con l'olio, basta solamente planare, passare sopra, ecco qua, e toglierla. Anche se rimane proprio un pelino fa niente, però almeno il 95% toglietelo sempre. Questo vale per tutte le convetture biologiche e non solo. In questo caso facciamo solamente il succo perché le convetture le abbiamo già, ecco.
Ci siamo, adesso possiamo fare l'ultima girata, toglieremo poi un altro po' di questa patina, ecco, e possiamo già invasare, perché tanto ci serve il succo e il succo già va bene così. Alziamo poco poco la fiamma, facciamo l'ultima, si dice da noi, impuppata. Già sterilizzato più o meno una decina di vasi. Bene, in questa fase ho apprezzato che leggermente non è proprio dolce dolce. Mettiamo più o meno su 7 litri 300 grammi di sale. Ecco qua. 300, massimo 400 grammi sono più che sufficienti, ecco, per dare. Anche per la sua conservazione, anche per la conservazione lo zucchero rimane l'unico conservante, ecco. Già poteva essere sufficiente lo zucchero presente, però aggiungere giusto giusto lo zucchero che serve, ecco, non di più, preserva una conservazione sicuramente più affidabile, ecco. Possono mantenere almeno anche 8 mesi questi vasi, ecco, se non di più. Voglio gustare proprio solamente il sapore dei fichi d'India, che sono veramente rari da fare in questo modo, e non aggiungerò il limone, ecco, va bene così. Adesso toglierò un po' di questa patina a finire e poi possiamo invasare nei vasi che ho già sterilizzato, ecco. Ok, mi trovo già in posizione. Prendiamo il nostro imputo di acciaio e possiamo cominciare tranquillamente a invasare, ecco. Facciamo un'altra girata, rendiamo tutto omogeneo, ecco. Questo è un succo veramente raro, difficile che lo trovate in giro. Un po' di più. Noi invaseremo a caldo, poi subito i tappi e poi capovolgo i tappi per tutta la notte, ecco, in modo che si favorirà la pastorizzazione senza bollirlo un'altra volta, ecco. Evitiamo passaggi inutili. Ecco qua. Arriviamo più o meno, io di solito mi regolo sempre sul, mi regolo nell'imputo quando praticamente, ecco, riusciamo a pareggiare il foro, ecco. Questa è la mia misura. Poi giro in questo modo e facciamo l'altro direttamente, ecco così. Andiamo avanti così. Questo è un succo meraviglioso quando si va fuori, perché è molto interessante, poi c'ha tante proprietà, e quindi un succo favoloso quando si va a legna, si va a funghi, quando si va in campagna, ecco. Vedete, fichi d'India ottimali, di giusta maturazione, scelti a uno, quindi senza acidità, eccetera, eccetera. Adesso io che faccio? Tappo direttamente. Forse qua abbiamo messo poco poco di più. Non serve, giriamo, si sente, ecco qua, possiamo mettere giusto giusto, forse dobbiamo buttare leggermente più giù, va bene così, quando tocca solamente questo punto, va bene.
Da questo punto possiamo, ecco, mettere i tappi, uno, ricordare che è molto molto caldo in questo momento, quindi si sente poco poco. Togliamo un altro po', deve stare a meno un centimetro, ecco, importante questo passaggio, perché poi insomma tutto analogico, ecco. Un centimetro è sufficiente. Adesso noi chiudiamo. Adesso, anche utilizzando un panno oppure in questo caso un po' di carta, se non veramente rischiamo di farci male, possiamo serrare, ecco così, chiudere il vaso e senza pensarci appoggiarlo. Beh, io vado avanti così, facendo tutti i vasi, ecco. Vedete il vaso capovolto, lo possiamo mettere in quest'altro punto per il momento. È veramente molto caldo, quindi la pasteurizzazione è sicura. Non ce la faccio neanche a prenderlo. Prendo adesso un po' di carta, lo prendo pesolo pesolo e lo metto qua. Ecco, come vedete, noi stiamo vivacchiando da qualche ora, perché provate a fare questi succhi se ci sono in giro e poi ne parleremo. Ecco, vivacchiare con grande qualità. Ecco, poi bisogna pulire, bisogna sgrassare, bisogna pulire l'estrattore, tutti i semini. Vabbè, è un vivacchiare, tanto è come passare il tempo, direbbe Vasco Rossi. Bene, posso indicare altri 1000 video che ho vivacchiato più o meno così dalla mattina alla sera. Però le mie credenze sono sempre piene di prodotti biologici, ripeto, coltivati direttamente da me. Senza storie, perché tutto il resto mi sembra tutto quanto assolutamente atto a creare problematiche a una persona che tutti i giorni, ripeto, si sposta dalla mattina alla sera. Però va bene così. Ecco, i vasi finiti sono più o meno 7 litri, perché questi vasi vanno 8,50, e come che ci penso bene. Sono 7 litri di succo autentico 100% di fichi d'India molto maturi, al naturale, leggermente con un po' di zucchero, ma veramente poco, ecco. Adesso questi qua rimarranno così tutta notte, poi si possono gustare in tutta la stagione invernale, magari anche tenerlo in frigorifero, consumarlo anche in 2-3 giorni, è veramente una grande cosa per affrontare la giornata con più forza, specialmente per le proprietà che hanno i fichi d'India, che sono veramente un toccasano per l'intestino. Un grande saluto da Michele Expert.